Ancora una vittoria per il Chieti in vetta alla classifica dopo due giornate a punteggio pieno. La squadra bissa il successo con il Vasto Girardi, imponendosi con la Vigor Senigallia. Decisivo il gol di Michele Cesario. L'esordio con i nuovi compagni di squadra: sono in 1500 a gremire il Bianchelli per il ritorno in Serie D a distanza di 18 anni per la Vigor Senigallia, tra questi anche oltre 100 tifosi provenienti da Chieti Pesaresi, riferimento offensivo della squadra guidata da Aldo Clementi, attrazione anteriore la neopromossa, ma anche per il Chieti con Cotta che passa al 4-3-3, Palmisano, Giacomo Rossi e Barbetta in attacco. La prima incursione confezionata sulla fascia mancina dalla Vigor Senigallia, anche se il Chieti nel primo tempo si difende con ordine e risponde cercando il blitz su situazioni da calcio piazzato. Si accentra Alessandro Olivi, attacca la Vigor Senigallia, palla buona nella disponibilità di Pesaresi che si coordina e calcia sopra la traversa. Il Chieti schiera tre attaccanti, ma il gol che sblocca l'incontro ed un difensore, Michele Spinelli, neroverdi sono in vantaggio. Segna ancora un calciatore del pacchetto arretrato con il Vasto Girardi, Roberto Ferrari, con la Vigor Senigallia la zampata di Spinelli, 1-0 del Chieti che avrebbe l'opportunità persino di raddoppiare. Ottimo il lavoro sulla sinistra di Marino, ma Giacomo Rossi si divora il 2-0 a due passi da Edoardo, ma risponde la Vigor Senigallia con la sponda di Cheriota per Mancini all'intervallo. Chieti avanti, ma nel secondo tempo Pesaresi può pareggiare, spinge la Vigor Senigallia a caccia del gol dell'1-1 che arriva qualche istante dopo con lo stacco da parte di Maggi Galluzzi. Sorpresa la difesa del Chieti, Emanuel Vitiello sotto la curva del Senigallia, ma il risultato è destinato a cambiare ancora qualche istante dopo, perché Moro Massahud, un motorino in mezzo al campo, fornisce un pallone per Michele Cesario, diagonale sul palo lontano, Roberto battuto al primo tocco dopo aver rilevato Barbetta. L'attaccante vastese realizza il primo gol in nero-verde, esordio da incorniciare, spicchio dedicato ai tifosi del Chieti che torna ad esplodere. Ma a questo punto la Vigor Senigallia si riversa nella metà campo avversaria, anche sfortunato con il palo di Saba Cheriota, brividi per Vitiello anche nel finale di partita, con orgoglio la squadra di Clementi. Ma può bastare così? Il Chieti vince allo stadio Bianchelli, 6 punti per Corrado Cotta. Il finale: Vigor Senigallia 1, Chieti 2. Allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Commento la partita. Fra virgolette che mi aspettavo. Scusi. La partita che fra virgolette mi aspettavo, nel senso, sapevo il valore della squadra, sapevo l'entusiasmo che c'è intorno alla squadra che ne ho promossa con la prima vittoria. Avevo delle buone referenze, anche se non l'ho mai vista, una squadra che gioca. Mi ha sofferto un po' l'inizio con quello che potevamo mettere in campo. E niente, è stata una partita dove probabilmente chi ha sbagliato di meno ha vinto la partita dal mio punto di vista. Per quanto riguarda noi, un po' disordinati, un po' troppo frenetici in qualche situazione, però devo fare i complimenti alla squadra perché ha portato in campo quantomeno il carattere, la voglia di lottare palla su palla, colpo su colpo, e sotto questo aspetto devo dire che è la seconda partita che andiamo in vantaggio, anche perché di campionato siamo la seconda e riusciamo poi dopo ad avere ancora la zampata vincente per andare a vincere la partita. Sono contento perché abbiamo finito anche con 6 under e qualcuno ha fatto l'esordio, oltretutto 2004, e quindi c'è la possibilità poi di farli crescere, di farli lavorare e fargli capire che la categoria non è settore giovanile. Ecco, tutto qua secondo me. E basta, niente. Direi che sono estremamente soddisfatto per tante cose questa partita. Ovvio, non sicuramente del risultato. Sono soddisfattissimo della Vigor del primo tempo, in cui credo abbia assolutamente dominato senza alcuna ombra di dubbio. E abbiamo fatto 35 minuti di grande calcio e siamo andati in svantaggio, direi immeritatamente. E questo di sicuro ci ha dato un po' fastidio. Lo scorso anno eravamo stati sempre molto bravi una volta che eravamo in gara, eravamo padroni del gioco, subivamo gol ma mantenevamo la calma e recuperavamo.
Oggi ho visto invece dopo il gol un po' più di frenesia, un po' troppi errori tecnici, e sicuramente questa cosa va migliorata. Come va migliorata il fatto che una volta che recuperi il risultato e devi sicuramente gestire, perché poi avremmo dovuto fare lo sforzo finale per andare a vincerla, un errore tecnico ci ha condannato, e questo deve essere abbastanza, è quello che io continuo a ripetere, la differenza tra l'eccellenza e la D è che se sbagli in D trovi giocatori che ti puniscono e non ti perdonano gli errori. Quindi noi siamo una squadra che comunque prova a palleggiare, prova a giocare, prova a costruire da dietro, però dobbiamo essere molto più attenti preventivamente a immaginare che ci può stare l'errore tecnico, perché un errore tecnico è stato, ma abbinato poi a un errore di posizione e il Chieti non ti ha perdonato. E mi dispiace, perché lo sforzo per pareggiare era stato forte, era stato tanto, credo era assolutamente meritato. Avremmo dovuto gestire quel momento lì esattamente come stava facendo il nostro avversario, e poi provare a vincerla. Il 2-1 il 2-1 immediatamente preso dopo il nostro pareggio ci ha sicuramente fatto male.